Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». Fecero flagellare gli apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Riprendiamo in questa terza domenica di Pasqua la lettura dei testi che ci narrano come i primi apostoli, i primi discepoli si muovevano nell'annuncio del Gesù Cristo, di Gesù Cristo morto e risorto. Ebbene, il testo che ci viene proposto oggi vede fondamentalmente tre protagonisti: Pietro, poi la suprema autorità giudaica e il popolo sullo sfondo, in un certo senso. Bene, gli apostoli sono condotti di fronte al Sinedrio, il sommo sacerdote, la massima autorità, li interroga contestando a Pietro di non avere mantenuto fede a quell'ordine che avevano dato, e cioè di non insegnare nel nome di Gesù. Il testo non parla del nome di Gesù, ma dice insegnare in questo nome. Perché voi avete trasgredito questo nostro comando? Avete addirittura riempito Gerusalemme del vostro insegnamento. Ebbene, la risposta di Pietro è una risposta che mantiene tutta una certa attualità. Bisogna obbedire a Dio invece che obbedire agli uomini. Questa è una frase che ritengo abbia una profonda attualità. Il primato di Dio è per il credente fonte di libertà. Se solo Dio è Dio, non c'è nessun altro che ti possa imporre qualcosa che tu non possa condividere, proprio perché viene dal tuo Dio, che è il Dio di Gesù Cristo. E Pietro, a mo' di difesa, racconta ancora una volta la storia di Gesù. Non fa un discorso di apologetica, come diremmo noi oggi. Non mette in discussione chissà quale principio, ma contesta alle autorità un fatto: che il Dio dei nostri padri, dice Pietro, ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. E loro, Dio lo ha innalzato alla sua destra e noi siamo testimoni. Questo è un ulteriore aspetto, testimoni della storia di un Messia crocifisso, però da Dio risuscitato. E in tutta questa storia c'è una logica, un modo di vivere, che è quello di vivere per gli altri e di vivere in assoluta fedeltà a Dio. Bisogna obbedire a Dio e non agli uomini. Poi vengono flagellati gli apostoli e la chiusura è interessante: se ne andarono via dal Sinedrio lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Ritorna qui l'eco di tante frasi che troviamo nel Vangelo di Luca, ma quello che è sorprendente è che da una parte
c'è un certo potere che si accanisce, dall'altra invece gli apostoli che dicono lieti per avere subito quello che hanno subito per il nome di Gesù. Interessante come sopra nel testo si dica: abbiamo detto di non voler insegnare in questo nome, invece il testo finale dice oltraggiati per il nome di Gesù. È il nome di Gesù che diventa una cifra, sintesi di una storia. Se poi facessimo anche un salto nella lettura veloce dell'Apocalisse, troveremmo che ci sono due temi importanti. Il primo è che la storia pare contraddittoria. È vero, anche la storia di Gesù è una storia contraddittoria, però è altrettanto vero che c'è uno solo che è in grado di aprire il libro della storia, una storia che appare contraddittoria. È l'agnello immolato, colui che è stato messo in croce, ma da Dio è stato risuscitato. Allora ritorniamo al nocciolo del problema. Se vogliamo fare una proposta credibile, se vogliamo essere fedeli alla mentalità, allo stile e al modo dell'annuncio delle prime comunità, il ritornare alla storia di Gesù, ritornare al crocifisso come criterio di validità di tutte le nostre azioni, e cioè la debolezza che sembra perdente in realtà è vincente e la potenza che sembra dominare in realtà è perdente. In questa ottica, quante nostre azioni quotidiane sono davvero via di salvezza. Thank you.